siamo nella piazza di Quattro Canti. Quattro Canti, che dividono la città di Palermo in quattro, appunto. Di là cosa c'è? Da questa parte c'è la Vucciria. Passiamo dalla Vucciria e poi andiamo a finire al mercato di Ballarò per assaggiare quanti cibi? 10. Ah, 10? Non uno, non cinque, 10. 10. Che granita mi fai assaggiare? Allora, come granita abbiamo limone, amarena e menta. Ma qual è la specialità della casa? Guarda, quello che ti piace. La specialità come granita è il limone. Una granita al limone. Una granita. Andata. L'ho assaggiata se è il limone oppure no. Sentivamo odore di sciroppo in questa granita, non ci convinceva fino in fondo la storia dei limoni del campo della figlia, per cui abbiamo preso quella alla menta per vedere se il colore era da sciroppo o meno. Il colore conferma la tesi al 110%, non verde fluo. Poi chi cazzo è che in Sicilia fa la granita alla menta? La gratta cacca alla menta. Alla menta. Addio. Raga, siamo in via Roma al Bar Turing, nel cuore di Palermo. Ci hanno consigliato questo posto per venire a fare colazione. La colazione palermitana è molto ricca. Quando ho chiesto spiegazione su questo piatto, che è l'Iris, mi hanno detto che è tipo una brioche. Questa è un impasto a base di acqua e farina che viene fritto e all'interno c'è ricotta con gocce di cioccolato. Iris. Quanto è buono, guardate qua. È una bomba, raga, una bomba. Ragazzi, 10 cibi a Palermo e dintorni. Arancina, non potevo che assaggiarla io. Scopriamo cosa c'è dentro però. Palla di riso con ripieno, rigorosamente fritta, accartocciata e mangiata in questa meravigliosa scalinata, vicoli. Guardate, 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 guardate la meraviglia. Non la apro, la mozzico, poi la apro. A mano. Ragù, piselli, riso con zafferano, un po' di pepe. Che bomba! Mi sta per cadere tutto, volete assaggiarlo voi? Ragazzi, allora, Palermo, 10 cibi da assaggiare qua e nei dintorni. Siamo in via Roma, una delle vie più trafficate della città. Questo è lo spincino. Guardate qua. Guardate che pesantezza, ma che bontà. Deve essere carne, piselli e formaggio, tutto in uno scrigno di pancarè. Ho un po' paura a assaggiare sta roba, abbiamo dell'acqua? Raga, adesso siamo al mercato di Ballarò a caccia di cibi particolari di Palermo. Questa è la mascella bollita. È un qualcosa di un po' meno tipico rispetto al classico panino con la milza che si mangia spesso qua a Palermo. Qua viene bollita la testa intera del vitello e poi viene estratta la parte più carnosa, che è appunto quella della mascella. Mi piace. Massa adesso. Ho trovato questa ricotta semplice di pecora che va assolutamente messa tra le eccellenze della zona. L'assaggiamo, è meravigliosa. Questa la metto con un po' di pane, un po' di olio, buonissima. Andiamo. Una delle specialità da mangiare assolutamente a Palermo e dintorno sono i mangia e bevi. Che cosa sono? Sono degli spiedini sostanzialmente fatti di pancetta e cipollotto. A me piacciono più nella parte verde perché è un po' più acida e sgrassa meglio la pancetta. Però giuro, io sono veramente un appassionato di cipollotto, per cui per chi piace come me suggerisco di provarli. Raga, qua siamo sotto con la stigliola, il gioco si fa veramente duro. Ecco qua. Oh my god. Oh my god, it's beautiful. Sono interiore di vitello avvolte in budello di vitello. Passate alla griglia, qua mi hanno detto che il sapore è molto intenso di interiora. Il profumo si sente. Ah, ma è buonissima. Stigliole, buonissima. Mm-hmm.
Ragazzi, il mio street food preferito, pane e panelle. Che cosa sono? Frittelle di farina di ceci, quindi una sorta di farinata fritta. Ci mettiamo del limone che sgrassa. Goloso. Birrettina e via. Per i 10 cibi da mangiare a Palermo dintorni, ragazzi, siamo qua da Porta Carbone. Ragazzi, fanno il pane con la milza o pane con la meusa, migliore di Palermo. La meusa, la milza, viene presa ancora sanguinolenta, viene bollita, poi fatta asciugare, tagliata a fettine e messa in questo meraviglioso brodo, ribolle in consistenza, un po' di sale, un po' di limone alla fine e adesso lo assaggiamo. Ho paura perché non è il mio genere di cibo, ma lo faccio per voi. È buonissima, ve lo giuro. Non pensavo. È atomica. Pane cameusa, una meraviglia. Raga, è buonissimo. È bello extreme. Estremo. La cazzatiella non poteva mancare. Sono due strati di pan di Spagna. In mezzo c'è una crema di ricotta con le gocce di cioccolato. Sopra c'è una pasta di zucchero. Verde sempre, sopra ancora della ricottina e poi della frutta candita. Dolce come la Sicilia. Ragazzi, il nostro viaggio in Sicilia si è concluso e spero di essermi ricordato insieme ai miei due amici tutti i 10 cibi più conosciuti della zona. Qual è un'altra zona d'Italia o anche all'estero in cui vi piacerebbe sapere quali sono i 10 cibi che non si possono assolutamente non assaggiare? Scrivetecelo qui sotto nei commenti e fatecelo sapere. Noi continuiamo a girare per voi e mangiare per noi. Ciao!